rispetto e la nostra vicinanza. Il nostro rispetto come Stato sta, glielo dimostreremo, semplicemente lasciandoli in pace, meno burocrazia e meno tasse. La nostra vicinanza c'è quando vogliono portare avanti politiche di sviluppo su un territorio, devono avere lo Stato dalla loro parte e non contro. C'è anche un altro fenomeno molto importante: l'Italia è uno dei primi paesi in Europa, se non il primo, per il ritorno delle aziende in Italia, e stanno tornando grazie a Industria 4.0, grazie alle nuove tecnologie. Le nuove tecnologie non fanno perdere lavoro in Italia, le nuove tecnologie stanno permettendo all'Italia di vedere il ritorno di aziende che se ne erano andate all'estero. Il 4.0 non è quello di Calenda, il 4.0 è l'investimento che stanno facendo le aziende nelle nuove tecnologie ormai da 10 anni. Ed è quello a cui noi guardiamo anche per far tornare qui in patria aziende che se ne erano andate. Grazie. 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 Molto piacere, direttore. Grazie di averci ricevuto. Grazie a lei per essere stato molto detto. Grazie a Fumarola. Buonasera. Molto piacere. Molto piacere. Grazie per averci ricevuto. Grazie a voi naturalmente per essere venuti fino qua. Andiamo a dare un'occhiata alla nuova struttura. Sì. Ah. Questa è quella. Marco Zanuse, all'interno dello studio di progettazione c'era anche un giovanissimo Renzo Piano, fratello primo. Ah, ok. Sì. Ma io, diciamo, il principale responsabile, ideatore è Zanuse. Questo è il vecchio stabilimento Olivetti, sì, che ha funzionato fino all'inizio degli anni 90, poi ha subito diversi passaggi ed è rimasto per diversi anni fino all'anno scorso, quando l'abbiamo acquistato, praticamente vuoto. Ah. E quindi si è anche deteriorato moltissimo. Poi vedremo delle fotografie dello stato in cui era nel momento in cui l'abbiamo rilevato. Da questa parte, ecco, naturalmente è un cantiere. Ah, beh, certo. Quindi sì, insomma, come tutti i cantieri, saliamo qua sul marciapiede, non è ancora completamente illuminato, qui a sinistra, faccio strada, attenzione per cortesia, è un cantiere, quindi prego. Questa è l'area logistica, occupa circa 10.000 metri quadri ed entrerà in funzione l'8 di gennaio. Quindi siamo proprio alle battute finali e, come vedete, la struttura è ultimata, come si può vedere, già riscaldata, illuminata, sì, con tutte le sicurezze sia per gli operatori che per le merci. E da qui verranno movimentati in entrata e in uscita circa 100 milioni di pezzi di prodotto cosmetico che noi facciamo oggi. Di cui ho capito che è il 20% di tutto quello che si vende nel mondo. Per quanto riguarda il mascara, sì. Il mascara, sì. Il 20% del mascara commercializzato a livello mondiale esce da questa fabbrica. Esce da questa fabbrica. E invece, visto che i dati dell'export sono molto forti, voi esportate. Sì, addirittura molto. Quest'anno siamo arrivati quasi al 90% del venduto totale all'estero. Sì. Ma questo è anche uno dei motivi del successo dell'azienda. Ma è legato anche al fatto che non c'è mercato interno? No, c'è mercato, però il mercato italiano da tanti anni ormai è praticamente stabile. Ah, ok. E la crescita molto forte, soprattutto degli ultimi 3 anni, è dovuta al fatto che siamo riusciti a imporre al mercato e ai nostri clienti i prodotti un po' in tutto il mondo. Certo. Il primo mercato oggi è la Germania, il secondo la Francia, il terzo gli Stati Uniti, ma probabilmente nel giro di 2-3 anni probabilmente gli Stati Uniti saranno il primo mercato di riferimento. Ah, ok. E i paesi dell'est? Russia molto, vendiamo molto in Russia, Polonia. Polonia. E con i paesi dell'est la difficoltà è legata al basso costo della manodopera che c'è in quei paesi, per cui è più difficile.
però... Però voi fate un prodotto di qualità più alta, noi no? Facciamo un prodotto mediamente di qualità piuttosto alta e quindi riusciamo anche a superare il gap del costo del lavoro che ci sfavorisce molto. Certo. Addirittura per superare questo problema in alcuni paesi vendiamo il prodotto sfuso, ad esempio in Turchia, e loro provvedono poi al riempimento della confezione singola per andare, che poi andrà sul mercato, e questo ci permette di compensare un po' questa differenza abbastanza importante del costo. Però c'è una richiesta quindi dai turchi del vostro prodotto? Sì, sì, la Turchia è un ottimo mercato. Un ottimo mercato. Sì, sì. Se vogliamo proseguire sì, di qua... Sì, sì, i vettori che utilizzate sono su gomma principalmente oppure... Allora, per l'Europa sì. Per l'Europa? Vabbè, per l'Europa sì. Per gli Stati Uniti la nave sì. O l'aereo in caso di spedizioni urgenti. Però la nave principalmente. La nave principalmente anche per l'acquisto di materiali. Sì. Acquistiamo molto in Cina e lì dalla Cina la merce arriva soprattutto via mare. Parliamo di prodotti di plastica con diciamo, basso valore aggiunto, ecco, diciamo, non prodotti. Ecco, quindi qua. Quanto ci ha messo per arrivare a questi livelli l'azienda? Beh, l'azienda è nata nel 2009. È arrivata a fatturare alla fine del 2014 27 milioni di euro, ma il grosso aumento c'è stato negli ultimi 3 anni, quest'anno chiudiamo a 90, quindi vuol dire che in 3 anni abbiamo più che triplicato il fatturato, con tutti anche gli aumenti dell'occupazione personale. E il volano è stato l'export, come diceva lei, cioè sì, aumentare sul mercato estero. Poi una forte capacità di innovazione, quindi una proposta di prodotti innovativi. Ci sono, non voglio fare nomi, ma aziende, nostri clienti molto note, con migliaia di tecnici alla ricerca e sviluppo, però ogni tanto vengono da noi, sempre più spesso vengono da noi perché abbiamo il vantaggio di essere molto flessibili, okay. E il nostro time to market è decisamente più corto di quello dei laboratori di ricerca e sviluppo delle società, nostri clienti, delle multinazionali, che sono piuttosto lente da questo punto di vista. E uno dei motivi del nostro successo è anche questo. La rapidità, la flessibilità con cui noi mettiamo a disposizione un nuovo prodotto al cliente nel momento in cui lui decide di poterlo mettere in. Questo dipende dalle professionalità che avete reclutato? Sicuramente sì. Dalle professionalità che state reclutando. E ci sforziamo addirittura di invertire, diciamo, quelle che sono le logiche normali, e a volte siamo noi che andiamo dai nostri clienti addirittura a proporre determinati prodotti perché secondo noi nel loro listino quei prodotti mancano. Capito. Diciamo, il normale rapporto tra il cliente e il terzista è che il cliente viene e chiede di fare un prodotto. Noi facciamo questo, soprattutto questo, ma stiamo cercando, ci riusciamo sempre di più ad essere noi ad andare a proporre, e questo è quando il cliente sceglie, decide di commercializzare un prodotto proposto da noi, è chiaro che si lega un legame molto più forte. Certo. Di partnership tra noi come fornitore e il nostro. Diventate un laboratorio di ricerca e sviluppo. Abbiamo più di 20 persone che lavorano nella ricerca e sviluppo. Che nel professionalità sono? Cioè quali si reclutano in questi casi? Sono laureati in chimica, in farmacia, in biologia, in CTF, però la scuola non offre tantissimo. Quindi voi li formate? Si formano in azienda. Sì, sì, sì. Proseguiamo ancora. Sarà un magazzino automatizzato. Qui avremo tutta la modalità di trasferimento e di ritorno dei prodotti, dei materiali dai reparti produttivi avverrà con degli AGV, quindi con dei sistemi automatici. Il magazzino riceverà le richieste dai singoli reparti che oggi ancora non vediamo perché non sono ancora stati costruiti. E riceveranno queste richieste, caricheranno dei trenini automatici, questi trenini partiranno, passeranno attraverso questa porta, faranno tutto lo stabilimento e si fermeranno nelle varie stazioni predeterminate per scaricare o fantastico. Per prendere dei materiali da portare qui. Quindi quello che manca qui adesso è montare questi l'anno piani. Prossimo sì. No, ecco, qui passiamo in una zona che è ancora è proprio cantiere vero e proprio, ma volevo farvi vedere un reparto. Thank you.
dietro e sopra il soffitto di un reparto primitivo, perché a volte lei dove è? Io sono di Milano, sono un forestiere, sì. Stiamo venendo da lì. Lei invece? Attenzione, io sono pugliese. Ah, di dove? Provincia di Taranto. Crispiano. Ecco. Qui attenzione ai carri. Attenzione per terra, possiamo attraversare così. Qui si vede ancora, diciamo, la fase di costruzione del reparto. Settimana qua ci sarà il soffitto, sì. Sarà tutto chiuso e tutta la parte impiantistica sarà sopra, e con questo, diciamo, gli impianti che si sviluppano sopra il soffitto ci permettono di riscaldare, raffrescare, alimentare acqua corrente, l'aria compressa e tutto quello che servirà per il buon funzionamento di questi impianti. In particolare in quest'area, all'interno di questi box che ci sono qui, sì. Ci saranno i mulini per la miscelazione delle polveri, con le quali facciamo i compatti, i cotti, gli ombretti. L'impianto da reazione sarà fondamentale. L'impianto di reazione e questi box hanno un sistema di trattamento dell'aria molto particolare, ripreso dall'industria farmaceutica. Da quei fori che si vedono sul soffitto scenderà aria filtrata. L'aria filtrata abbatterà le polveri che dovessero svilupparsi nell'attività di produzione, l'aria verrà ripresa sul retro, riportata in cima, filtrata e rimessa in ambiente lavorativo. Questo sistema, completamente diverso da quello normalmente utilizzato, ci permette di non avere nessun tipo di emissione in atmosfera, zero. È una tecnologia italiana? Sì, veneta. Bellissimo. E questo è quello che vedete, è un investimento che supera il mezzo milione di euro. Solo i box che vedo? Sì. Mezzo milione di euro. Sì. Sia per l'attività di pesatura che per l'attività di miscelazione. Chiaro. E il salto importante dal punto di vista tecnologico è proprio questo. Cioè il fatto di passare da un sistema come tradizionale di captazione dell'aria contenente, sì, polveri, filtrazione ed emissioni in atmosfera, ad un sistema di ricircolo totale, e quindi l'ambiente assolutamente non risente per niente della nostra attività. Questo è uno sempre la stessa aria, però. È sempre la stessa aria che viene trattata e filtrata. Non capito. E questi impianti non sono, diciamo... Questi si usano nell'industria farmaceutica perché lì trattano principi attivi. E quindi la cross-contamination... Voi li applicate invece alla cosmetica. Sì. E l'altro elemento particolare è che in ogni ambiente si tratta un unico prodotto per volta, e questo ci garantisce di evitare un'eventuale cross contamination, cioè il fatto che polveri derivanti da questa lavorazione possono andare a interferire con quella che c'è di fianco. Con questo sistema questo rischio è assolutamente azzerato. Ottimo. Mi dispiace che siamo ancora in una fase di costruzione, però di vedere anche tra una settimana il soffitto sarà come quello che avete visto di là. Cioè qui finite tutto in una settimana. Come le maestranze a turno lavorano 24 ore su 24, eravamo qui anche Santo Stefano, saremo ancora a Befana. Un rush finale. La scadenza è quella e le macchine l'8 devono partire. Quindi siamo tutti orientati verso quell'obiettivo lì. Ma oggi le macchine oggi le macchine sono nel vecchio reparto in attesa di essere il giorno 2, 3, 4 smontate, portate qui, rimesse in posizione, allacciate e avviate. Quante normative bisogna rispettare in un impianto? L'ultima documentazione presentata ieri al comune pesava 17 kg. Fantastico. Diciamo che la burocrazia non ci aiuta moltissimo. Ne abbiamo leggermente perso il controllo. Diciamo che uno dei motivi per cui siamo così a ridosso dell'avvio della produzione, che è stata prevista per l'8 di gennaio già da mesi, è ancora, diciamo, in una fase di lavori abbastanza, insomma, non proprio ultimata, è dovuta ai ritardi che abbiamo avuto per tutte le
come dire, le varie, i vari aspetti burocratici. E quante persone impiegate sul lavoro di burocrazia? Di quanta gente staremmo parlando? Dai, per questo progetto di ristrutturazione ci sono, oltre a me che, sì, che ho seguito, certo, all'interno con i miei collaboratori per le parti tecniche, ci sono due studi esterni che da 6 mesi stanno lavorando su questo progetto. Solo su per la parte impiantistica uno e per la parte strutturale l'altro. E producono anche tutte le certificazioni. E producono tutte le certificazioni, ma tutte le imprese che a vario titolo forniscono materiali, impianti, attrezzature, anche loro devono fornire materiali che vengono poi appunto messi tutti insieme per i 17 kg. No, ma è solo una parte questa. È solo una parte. No, se li pesiamo tutti saranno più di 100 kg. 100 kg di scartoffie. Sicuramente. Se viene nel mio ufficio vede un tavolo pieno. E quindi. E poi la vera domanda è: riusciranno mai a leggersi 100 kg di carte che gli avete mandato? Questa. No, ma lo dico com'è, ma proprio realisticamente. Se andiamo a vedere una diciamo cosa del genere. Io personalmente ritengo che no. Alla fine quello che conta è la relazione finale, la firma del, certo, diciamo, del tecnico che certifica. Di chi che si assume la responsabilità. Poi alle spalle ci sono tutte le documentazioni a corredo che dimostrano, qualora ci fosse la necessità, che le cose sono state fatte, certo, a regola d'arte. Ecco, ad esempio dal punto di vista della sicurezza noi abbiamo dovuto incaricare uno studio che da 8 mesi segue questo cantiere solo ed esclusivamente per le problematiche relative al rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni. Certo, che poi c'è tutto l'altro fronte che è quello del cantiere. Ci sono 65 persone che lavorano oggi in cantiere di 12 aziende diverse. Ho capito. E quindi far lavorare tutte queste persone, certo, contemporaneamente, semplice, ognuna nel proprio ambito, con tutte le contiguità, non è sempre facile, oltre che dal punto di vista dell'organizzazione del programma dei lavori, ma anche per la garanzia del rispetto delle norme di sicurezza. Perché, come vede, molti lavori poi si fanno in quota. Cioè, tutti questi ho visto lavori anche delle imbracature prima si fanno, operatori. Poi qui ancora per qualche giorno si vede un importante intervento che abbiamo fatto sulla struttura. Sì. Quei tiranti d'acciaio, sì, li abbiamo dovuti installare, montare, perché questa struttura stava per crollare. Già un pezzo era crollato qualche anno fa e quindi tutta la struttura è stata rinforzata, messa in sicurezza. Quello è cemento? Quello è cemento, sì. Un blocco in cemento. Cemento armato, sì, sì. Sono state gettate qui sul posto e messe i tegoli messi in opera direttamente. Anche i pilastri sono stati a suo tempo gettati qui e messi in opera sul posto. Il costo dell'intero investimento quanto è stato? Allora, questo sarà intorno ai 15 milioni di euro. Tra l'acquisto e la ristrutturazione, l'adeguamento alle normative, perché dal punto di vista anche antisismico le normative sono cambiate anche recentemente, sì, questa struttura è stata già messa a norma anche dal punto di vista. Spero che era una delle strutture più all'avanguardia, no, di questo settore, per come l'avete raccontata. Se posso, penso proprio di sì. Immagino. Penso proprio di sì. Sì, sì, sì. Immagino che lo sforzo di mettere a posto questa struttura sia stato maggiore di costruirla da zero. Sicuramente, nello stesso tempo è stato fatto un restauro conservativo perché si è voluto mantenere nei limiti del possibile quella che era la struttura esistente. L'unica cosa, una delle cose che purtroppo non abbiamo potuto mantenere è che questo stabilimento era tutto a vetri. Ah. Perché Olivetti, quando qui era tutta campagna, ha pensato che le persone che sarebbero entrate a lavorare qui erano tutti contadini abituati a stare all'aria aperta. E quindi ha deciso di il fare contatto con una parete perimetrale a vista per dare, nei limiti del possibile, meno la sensazione del chiuso. Della... Certo. Noi abbiamo dovuto chiudere tutto perché le norme sia di sicurezza antincendio che di coibentazione ci hanno obbligati a chiudere tutto, anche il tetto era tutto a vista. Ecco, Renzo Piano ha studiato quei cupolini lì. La forma di quei cupolini è uno studio di Renzo Piano. Fantastico. E
però abbiamo dovuto chiudere tutto, sia il perimetro... Ma questo forse anche al vincolo di sovrintendenza? No. Quella vi manca. Diciamo, no, quello qui manca. Diciamo che noi abbiamo dovuto, abbiamo cercato nel limite del possibile di mantenere la struttura per come era stata progettata. Sì. Salvo intervenire dove le normative attuali ci obbligavano a farlo. Certo. Quindi sismico, coibentazione, da quel punto di vista lì ci siamo dovuti necessariamente adeguare. Poi la Lombardia da questo punto di vista è un po' più avanti rispetto ad altre regioni, perché sotto una presidenza precedente a quella attuale sono state fatte delle scelte che hanno portato la Lombardia ad avere degli standard più elevati, ma questi standard più elevati poi significano anche, certo, investimenti importanti per poterli rispettare, e noi li stiamo rispettando. Bene, la seguo. Torniamo indietro. Gran parte delle tecnologie più utilizzate sono macchine italiane. Al 100%? Sì. Tutte nel raggio di 50 km. Allora, anche perché noi in questo momento siamo i numeri uno. Sì, tranne queste cabine che arrivano, sì, dal Veneto, però sono sempre avvicinate. E tutte le imprese che stanno lavorando nella ristrutturazione sono imprese del territorio, perché la proprietà ha voluto espressamente privilegiare le aziende del posto. Questa è stata una scelta. Beh, è una scelta che vi fa onore. A me è stata data, sì, fin dall'inizio. Privilegiare le aziende del territorio. Ecco, poi il tetto sarà così, il soffitto sarà, sì, così di là. Più basso, ma così. Ma questi binari che vedo sono quelli su cui dovrebbe camminare? No, no, questi sono dove sono tutti i cavi, delle, ah, okay, reti, della corrente, tutti i servizi. No, no, il trenino non ha bisogno di nessun tipo di binario, niente. Guida. Gli si imposta il percorso, ah, e perfetto, lui va, una volta che è stato impostato, lo rispetta fino a quando non si decide di cambiare, di variare il percorso. Se avrà l'occasione di tornare da queste parti, molto piacere, l'anno, molto alla piacere, fine dell'anno prossimo lo vedrà. Mi fa molto piacere. Tutto in funzione. Il discorso su tecnologia italiana, aziende del territorio, tutti i nostri prodotti possono fregiarsi del Made in Italy e dell'origine preferenziale, perché nonostante noi acquistiamo componentistica, una parte della componentistica, quindi il contenitore, la parte, sì, di plastica dall'estero, sì, quindi dal Far East, la trasformazione che avviene all'interno del nostro stabilimento, cambiando la voce doganale, permette al prodotto di fregiarsi del Made in Italy e dell'origine preferenziale. L'origine preferenziale poi è un plus per i nostri clienti, perché con la dichiarazione di origine preferenziale hanno degli sgravi daziali all'importo nel loro paese. Nell'ottica poi, no? Un paese proiettato all'export, quest'anno a settembre ci siamo certificati IO, sì, che è la certificazione doganale internazionale, è un riconoscimento sia la parte per la gestione degli aspetti doganali che la parte sicurezza. Paese come la Turchia, dove ci sono delle leggi anti-dumping di un certo tipo, hanno interesse a importare e quindi acquistare dall'Italia, perché ci sono degli accordi di partenariato tra la Turchia e la Comunità Europea, e noi, potendoci pregiare l'origine preferenziale sui nostri prodotti, loro hanno tutto un interesse particolare. Tenga presente che con l'AEO la nostra azienda è riconosciuta anche per quanto riguarda l'antiterrorismo sugli Stati Uniti. Ah. Questo vi permette di entrare più facilmente nel mercato? Sì, assolutamente sì, 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 sì. E anche con dei costi più ridotti per i nostri clienti per quanto riguarda, sì, i trasporti e le dogane. Questa era la vecchia centrale termica dello stabilimento Olivetti. Questa qui? Sì, non c'era il pavimento in mezzo, era pieno di caldaie.
Quando è stato poi adeguato l'utilizzo uffici? Questo credo una ventina d'anni fa. E mantiene le vetrate, no? Di cui parlavamo anche nell'altro. Sì, questo ricorda ancora, diciamo, anche se poi sono state rifatte, ma ricorda la vecchia impostazione. Quante persone ci lavorano qui? Noi siamo in 300 e anche a diretta, quindi? Sì, okay. Lo possiamo salire? Ok, grazie. Io vengo. Adesso poi è di Luisa. Sì, però...